Nel XVII secolo, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali impiegava centinaia di navi per commerciare oro, porcellana, spezie e seta in tutto il mondo. Ma gestire questa enorme operazione costava parecchio. Per finanziare i propri costosi viaggi, la compagnia si rivolse a privati cittadini, individui che potevano investire dei soldi per sostenere i viaggi in cambio di una percentuale sui profitti della nave. Questa pratica permise alla compagnia di effettuare viaggi ancora più imponenti, aumentando i profitti per se stessa e per i suoi astuti investitori. Vendendo queste percentuali nei caffè e nei porti del continente, la Compagnia delle Indie Orientali inventò inconsapevolmente la prima borsa al mondo. Da allora, le compagnie hanno raccolto fondi da investitori disponibili per sostenere ogni tipo di business e oggi la borsa ha scuole, carriere e addirittura canali televisivi che hanno lo scopo di spiegarla. Ma la borsa moderna è decisamente più complicata della sua incarnazione originale. Ma quindi, in che modo le compagnie e gli investitori usano la borsa oggi? Immaginiamo una nuova compagnia di caffè che decide di mettersi sul mercato. Innanzitutto, la compagnia si farà conoscere ai grandi investitori. Se questi pensano che la compagnia sia una buona idea, saranno i primi a investire e a sponsorizzare l'offerta pubblica iniziale, o IPO, della compagnia. Questo lancia la compagnia sul mercato pubblico ufficiale, dove ogni compagnia o individuo che crede che l'impresa sia redditizia può comprare un'azione. Comprandone le azioni, gli investitori diventano parziali proprietari dell'impresa. Il loro investimento aiuta la compagnia a crescere e, se si rivela di successo, altri compratori potrebbero vederne il potenziale e acquistare azioni. Se la domanda delle azioni aumenta, aumenta anche il loro prezzo e quindi il costo per i potenziali compratori e il valore delle azioni della compagnia già in possesso degli azionisti. Per la compagnia, questo aumento di interesse aiuta a finanziare nuove iniziative e accresce il valore di mercato complessivo, mostrando il numero di persone disposte a investire nella loro idea. Ma se per qualche motivo una compagnia inizia a sembrare meno redditizia, si può verificare anche il contrario. Se gli investitori pensano che il valore delle loro azioni diminuirà, le venderanno nella speranza di ricavarne un guadagno prima che la compagnia perda ancor più di valore. Quando le azioni vengono vendute e la domanda diminuisce, il prezzo delle azioni crolla e con esso il valore di mercato della compagnia. Questo può lasciare gli investitori con grandi perdite, a meno che la compagnia non torni a sembrare redditizia. Questa altalena di domanda e offerta è influenzata da molti fattori. Le compagnie sono sotto l'influenza inevitabile delle forze di mercato, come i prezzi fluttuanti dei materiali, i cambiamenti nelle tecnologie di produzione e i costi mutevoli della manodopera. Gli investitori potrebbero preoccuparsi per dei cambi nella leadership, della cattiva pubblicità o fattori più ampi come nuove leggi e politiche commerciali. E naturalmente, molti investitori sono semplicemente pronti a vendere azioni di valore e inseguire i loro interessi personali. Tutte queste variabili provocano dicerie quotidiane nel mercato, che possono far sembrare le compagnie più o meno di successo. E in borsa, se sembra che si perda valore, si rischia di perdere gli investitori e di conseguenza valore reale. La fiducia umana nel mercato ha il potere di scatenare tutto dai boom economici alle crisi finanziarie. E questa variabile difficile da monitorare è la ragione per cui molti professionisti promuovono investimenti sicuri a lungo termine piuttosto che cercare di fare soldi veloci. Comunque, gli esperti sono sempre alla ricerca di nuovi strumenti che possano aumentare le loro possibilità di successo in questo sistema altamente imprevedibile. Ma la borsa non è solo per i ricchi e potenti. Con l'avvento di internet, tutti possono comprare azioni, così come farebbe un grosso investitore. E man mano che più persone imparano a capire questo sistema complesso, anche loro possono trattare azioni, sostenere le imprese in cui credono e inseguire i loro obiettivi finanziari. Il primo passo è iniziare a investire. Se hai gradito il video, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato e di consultare le risorse in descrizione. Porta te stesso oltre i sogni. A presto!